arrivati, grazie. A venerdì, quinta puntata, sì. Lì siamo noi, un saluto al nostro pubblico. La nostra prima puntata della nuova stagione. E poi un prima saluto, settimana, prima settimana ovviamente, e poi un saluto anche al nostro pubblico da casa. Una puntata ricca anche quella di oggi, Gabriella, perché per la rubrica dell'albero del bene comune avremo qui in studio due ospiti d'eccezione, un regista italiano e una pastora Masai che è arrivata qui nel nostro paese dalle montagne del Kenya e qui ha incontrato una pastora delle montagne piemontesi. Questa dimostrazione è che l'incontro fra culture diverse è possibile anche attraverso antichi legami del creato. E il nostro approfondimento lo dedicheremo alla famiglia, la famiglia che Papa Francesco con una bellissima espressione ha definito fabbrica della speranza. Lo facciamo alla vigilia della veglia di preghiera che domani si svolgerà a Piazza San Pietro e che accompagnerà il sinodo delle famiglie, il tanto atteso sinodo che si svolgerà proprio da domenica fino al 25 ottobre che si occuperà proprio della missione e della vocazione delle famiglie. Ma in apertura vogliamo parlare di attualità, vogliamo porre l'accento sugli ennesimi episodi di violenza davvero inaudita e insensata che hanno come protagonisti i giovani. Un fenomeno che riguarda sì il nostro paese, lo vedremo tra pochissimo, ma anche il resto del mondo. E di poche ore fa, ad esempio, la notizia di un'ennesima strage in America fra studenti americani. Un coetaneo ha sparato numerosi colpi d'arma da fuoco nell'Oregon, uccidendo 9 ragazzi. Ma anche qui in Italia purtroppo la violenza fra i giovani dilaga. L'ultimo episodio qualche giorno fa nella movida notturna di Trani, un gruppo di ragazzi ha ucciso a coltellate un uomo di 34 anni, colpevole solo di aver voluto sedare una rissa nata per motivi davvero banali, uno sgambetto ad un amico del gruppo che poi si è vendicato. E ci ha lasciato nei giorni scorsi, Massimiliano, anche veramente attoniti, senza parole, un'altra foto. La foto di un uomo non più giovanissimo, un uomo che nella vita ha avuto parecchia sfortuna, è un uomo che combatte lo spettro dell'alcolismo legato con lo scotch, lo vedete, a un albero da alcuni ragazzi di Andria. E allora noi vogliamo capire qui nel corso di questa prima parte della nostra puntata cosa sta accadendo ai nostri giovani, perché, cosa c'è all'origine di tutto questo. Ma la nostra è una trasmissione, come sapete, che vogliamo costruire insieme a voi. Allora subito i contatti dalla nostra Eugenia. Sì, quelle che vi diceva Massimiliano sono le domande che poniamo anche a voi e alle quali potete rispondere appunto contattandoci. Allora vi chiediamo perché i giovani oggi sembrano vivere la violenza come un elemento costitutivo della loro quotidianità e di chi sono le responsabilità di tutta questa violenza, della famiglia o anche della società. Contattateci al nostro numero verde, l'822-8896, oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it o ancora un tweet @siamonoiTV2000 oppure venite a trovarci sulla nostra bacheca di Facebook e andiamo anche sul sito del Corriere dove appunto si riporta la notizia della strage in Oregon. Sono appunto, è definitivo il bilancio di 9 morti e 7 feriti, anche in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. L'assassino di 26 anni è stato ucciso dalla polizia e queste sono le immagini dei soccorsi e degli studenti terrorizzati che escono dal college in cui l'assassino era entrato con 4 pistole. La sera prima dell'attacco avrebbe parlato del suo piano in una chat online e proprio dal social è anche partito l'allarme dei ragazzi vittime. Grazie Eugenia. Don Giovanni, abbiamo bisogno di lei. Don Giovanni e Don Giovanni Carpentieri, assistente spirituale dell'associazione di volontariato Fuori dalla Porta. Benvenuto, grazie di essere qui. Buonasera a voi. Allora, Don Giovanni, lei tutti i giorni si occupa di quello che chiamiamo con un'espressione un po' riduttiva, disagio giovanile. La prima domanda è quella che si stanno ponendo un po' tutti, secondo me, da casa a questo punto. I giovani di oggi sono più violenti di quelli di ieri? Io innanzitutto vorrei mettere velocemente, molto velocemente, che ci sarebbe tanto da dire ma non si fa in tempo, l'immagine che abbiamo visto di questo povero uomo messo, legato in quel modo, è la situazione della nostra gioventù. Io porto un esempio molto 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 semplice, quello che succede nel mondo ultimamente, soprattutto nella parte medio orientale,
Il conto che presenta una politica dissennata degli anni precedenti. Per quanto riguarda il disastro giovanile, che assistiamo non soltanto anche qui a Roma, in tutta Italia e purtroppo in alcune parti del mondo, è il risultato di una totale assenza di una realtà adulta che ci dovrebbe essere, dovrebbe essere stata capace, brava di resettarsi, di rimodularsi, e non c'è. E questo è il conto che noi paghiamo. E mettiamo subito quindi l'accento sulle nostre responsabilità. Lei tuttavia continua a credere in questi ragazzi, perché certo, li incontra tutti i giorni, va al loro incontro con uno spirito differente, no? Mi piacerebbe sapere come fa a farsi ascoltare. Ecco, io prendo voce, prendo spunto da ciò che dice in maniera stupenda il Papa nell'Evangelii Gaudium al numero 33, perché non penso ci sia bisogno di particolari tecniche o particolari personalità carismatiche. La situazione è questa. Il Papa dice: la pastorale in chiave missionaria, leggo testualmente, esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del si è sempre fatto così. Invito tutti, soggiunge il Papa, ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare, ed è questa la situazione più importante sulla quale noi dobbiamo, se no resteremo legati lì a quell'albero, ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Nella omelia che il Papa Francesco fece alla messa con i vescovi e i preti alla GMG in Brasile, diceva che qui non si tratta di ricevere o di aprire semplicemente le porte. Questi ragazzi a cui noi andiamo incontro non ti dicono niente, non ci hanno bisogno di niente, si spaccano, non pensano di spaccarsi, fanno gli impicci e stanno tranquillamente, gestiscono tutto, non si sentono tossici, stanno lì. Stanno in queste situazioni di non luogo e sta a noi andarci, abitare quelle periferie esistenziali e ambientali, come dice Papa Francesco, e ripensare tutto. Io porterei, lei mi diceva, faceva la domanda, come? Quello che ha fatto il buon samaritano, che non ha parlato di Gesù Cristo, ma ha fatto come Gesù Cristo, si è preso in carico lo sventurato, ha attivato risorse umane, l'osse, risorse di spazio, l'osteria, qualche soldino, e ha promesso, potremmo dire, anche una supervisione in questo. Lei dove incontra questi giovani? Allora, innanzitutto il lei è da coniugare alla seconda persona plurale, o prima, dipende dal modo, cioè o noi o voi, perché in diocesi stiamo ormai da qualche tempo progettando insieme, costruendo un modo per abitare queste periferie, che sono le discoteche, sono anche le scuole. Davanti alle scuole, io ricordo, cattoliche e non cattoliche, ogni mattina si spaccia, è un dato di fatto, punto, fine della storia. I pronti soccorso degli ospedali sono dei bollettini di guerra. E per cui ci si incontra lì, bisogna un attimino entrare dentro questa realtà, come faceva Gesù, no? Che entrava nelle periferie di quel tempo e piano pianino prendere in carico il ragazzo e il disagio del ragazzo, più il ragazzo che il disagio, e attivare dei percorsi. E quello che dice il Papa, qui non si tratta di ricevere, si tratta di prendere in carico. E in diocesi ci stiamo attrezzando, perché bisogna ricambiare un pochino, resettare un po' la mentalità. La colpa è nostra, diceva Don Giovanni, colpa riassumendo colpa, no? Il suo intervento. Bisogna aprire gli occhi. E io su questo vorrei sollecitare l'altro nostro ospite, la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, che naturalmente ringrazio per aver accettato l'invito. Cosa c'è dietro questa efferatezza? La colpa è davvero la nostra? Guardi, io non so se questa adulti, sì, io non so se questa società sia più violenta o meno violenta delle società passate. Sicuramente è molto violenta. Ma la nostra colpa, secondo me, è soprattutto una colpa di omissione molto forte. Perché la società è violenta, non c'è dubbio. Voglio dire, noi parliamo della guerra normalmente, è andato lì, si è sparato, adesso lanciano i missili, come. Cioè è diventato quasi una cosa normale, no? Quindi io devo dire la verità, io neanche mi meraviglio che questi giovani siano violenti, quasi, diciamo così, ovvio che avvenga. E, il problema, quasi li abbiamo costruiti così. Sì, ecco, il problema è che noi non riusciamo a produrre degli anticorpi, ma non di non violenza, che è già limitativo, ma di qualcosa che sia veramente contro la violenza. Cioè noi non produciamo in questa società
né nelle istituzioni, né nella famiglia, diciamoci la verità, né nella scuola, degli anticorpi alla violenza. Gli anticorpi alla violenza sono gli anticorpi dell'amore e dell'accoglienza, voglio dire, scusate, saranno anche parole banali, ma sono proprio quelli. Altrimenti la deriva è, diciamo così, necessaria, intendendosi per necessaria, non che bisogna, che ne viene di conseguenza. Questi giovani che noi abbiamo visto che fanno queste cose orripilanti, poi le mettono sui social network. Non si vergognano. E diciamo non si così. Vergognano. Io ho visto di recente un film molto bello che consiglierei, che si è Non essere cattivi. Ed è, non so se l'ha visto Don Capelli, ed è parla di giovani della periferia di Roma. Quindi Claudio Caligari, diciamo. Di Paolo Caligari, dove la violenza non è una scelta, è un obbligo, cioè a un certo punto la violenza diventa obbligata se non si introduce, no, se non si introducono dei valori opposti alla violenza, diventa necessariamente quello che i giovani adottano. Non so se lei la pensa così, signora, ma io condivido. Io mi permetto di aggiungere che quelli, faccio una battuta per così drammatizzare, ma neanche tanto. Oggi le persone che dovrebbero assolutamente trovare lavoro, immediatamente trovare lavoro, appena usciti dall'università, dal loro curriculum studentesco universitario, ovviamente dovrebbero essere gli educatori professionali, dovrebbero essere assistenti sociali, dovrebbero essere psicologi, pedagogisti, cioè noi ci troviamo di fronte, anche a fronte di una migrazione forzata, ci troviamo di fronte a una realtà giovanile che ha bisogno di essere qui, hanno smarrito prima che il senso della fede, hanno perso il senso della vita. E quindi se vogliamo produrre degli anticorpi intelligenti, è necessario chiedere anche al governo, anche allo Stato, un welfare sociale dove possa essere in grado di... Chi è che crea questi anticorpi? Coloro che hanno... Per mettere in condizioni di... Eugenia. È un aggiornamento, Gabriella, una notizia di questa mattina. A Roma è stato aggredito un ragazzo disabile su un bus da 2 trentenni. Lo hanno spintonato, lo hanno preso a calci e poi lo hanno colpito con un giornale arrotolato, quindi usandolo come un bastone. Lo hanno coperto di insulti, hanno picchiato anche i compagni di classe del ragazzo che hanno provato a difenderlo. Fa rabbrividire tutto questo, no? Le vittime sono anche disabili. Andiamo a conoscere meglio. Torniamo a quella vicenda di partenza, sì, no? Quella foto, no? Abbiamo detto Andria, no? Un uomo legato a un albero con lo scotch, un uomo con una vita difficilissima alle spalle. Ci colleghiamo con chi quell'uomo lo conosce e ci colleghiamo, e lo salutiamo via Skype ad Andria, con Don Geremia Acri, responsabile della casa di accoglienza Santa Maria Goretti, proprio della diocesi pugliese di Adria. Ben arrivato, Don Geremia. Grazie, buonasera. Allora, Don Geremia, chi è Luchino e che storia ha? Luchino è un uomo con la sua dignità, con una storia di vita normale, un lavoratore, un papà, una dignità tutta sua, una famiglia per bene, che poi è incappato in alcune vicissitudini della vita che l'hanno portato ad avere contatto con l'alcol, e qui la sua vita è andata a precipizio. Attualmente è una persona, un uomo che non è un disabile, è una persona che ha problemi con l'alcol e di natura psichica, vive, non è violento, non ha mai aggredito nessuno, è una persona a cui piace parlare e dialogare, è consapevole e cosciente di sé. Don Geremia, lei come lo ha conosciuto? Ma lui lo si incontra tranquillamente per le vie della città, per le vie della Movida, passeggia tranquillamente con attualmente i suoi problemi. L'ho conosciuto in questo modo e si ferma volentieri anche a parlare. Se uno sconosciuto lo ferma, lo saluta, lui si ferma volentieri a parlare. Però teniamo presente che ha questi problemi di natura psichica, quindi è una persona come tante altre persone che chiedono poi i soldini per la birra o le sigarette. Qui spetta poi a noi saper interloquire con queste persone deboli. La violenza succede quando io ho davanti a me un debole e non riesco a riconoscere quella debolezza. E non è una questione, sono un po' in disaccordo, non è una questione legata soltanto al mondo giovanile. Qui c'è anche il mondo adulto. La violenza non è soltanto perpetrata ad opera di giovani, ma anche da adulti. Qui lo stiamo dicendo, no? Che sono frutto di una cultura, di una società, anche di famiglie. Senta, Don Geremia, ci può dire, perché poi questo credo non fosse neanche il primo episodio, no? Nei confronti appunto di questa persona, che cosa è accaduto esattamente con il branco?
Io mi sono indignato proprio per questo motivo, perché non è stato il primo episodio. Faccio riferimento anche a un episodio più importante, quando la locale squadra dell'Andria ha vinto quest'anno e quindi ci sono stati i festeggiamenti. In quella occasione lo stesso, questo uomo è stato incerottato con i colori del il bianco e il blu, e lì si festeggiava, si neggiava, ma nessuno si è mai indignato. O altri filmati che giravano sul web, ma nessuno si è indignato. Questa volta c'è stata una grande indignazione, e lì ho detto: ma chi è professionista del web, della tastiera, non ha diritto a indignarsi? Qui si è perso, secondo me, il contatto con la realtà. Io auspico sempre di più l'utilizzo dei strumenti per la ricerca della verità, per una cronaca vera, ma non per attirare i tanti mi piace o per attirare dei consensi. I professionisti del web, quelli che vanno alla ricerca soltanto dei mi piace, vanno alla ricerca di dare consenso alla loro persona e non di dare un senso alla propria vita o a quello che avviene. Che differenza c'è fra chi ha postato quella foto o chi condivide? Nessuna differenza fra quel branco, perché quelli, e perdonatemi il termine, sono degli imbecilli. Chi condivide e si commuove soltanto davanti a una foto, a uno schermo, non c'è nessuna differenza. Bisogna avere il coraggio di osare, di scendere nella strada e di denunciare, costi come quel giovane che è morto a Trani. Senta, Don Geremia, io aggiungerei anche chi ha taciuto, perché diciamo la foto è una foto che risale un po' di tempo fa. Andria, sì, non è un grandissimo centro, il silenzio si è protratto un po' troppo a lungo. Andria ha 102.000 abitanti, è una piccola città. Purtroppo c'è omertà, si parla soltanto davanti a uno schermo e si ha paura di parlare realmente. Oggi noi accarezziamo uno smartphone e non riusciamo più ad accarezzare una persona vera. Parliamo con, come in questo momento, e non riusciamo più a sentire la voce dell'altro in modo reale e concreto. Questa è l'omertà che colpisce la nostra società, l'omertà che colpisce i giovani, che li porta alla violenza, l'omertà che colpisce gli adulti, perché anche gli adulti, diversi adulti, hanno giocato e scherzato in modo non bello con questa persona e con altre persone che comunque vivono nella città. Don Geremia, qui secondo me ci sono diversi livelli, no, di responsabilità, in questo senso, perché sono, come lei giustamente ha detto, degli imbecilli coloro che hanno scattato quella foto e l'hanno poi postata su Facebook. Ma mi fa riflettere anche, considerando appunto il vuoto pneumatico che ci debba essere evidentemente nelle teste di chi fa tutto questo, è che mica quella foto l'hanno messa in un cassetto come in un senso di vergogna, l'hanno addirittura postata su Facebook. Vuol dire che sono degli imbecilli inconsapevoli? No, non mi va di dire questo, perché diverse volte hanno riportato l'immagine di quella persona e di altre persone. Qui c'è una consapevolezza, altrimenti si rischia di trovare delle giustificazioni e di dire che chi ha sbagliato. No, non era per trovare giustificazioni, Don Geremia, era per spiegare che, come dire, non si capisce nemmeno la gravità del gesto che si compie, guardi, o no? Guardi, anche quello che avviene in altre strade senza arrivare a quel gesto è una perdita di tempo, hanno bisogno di riempire il tempo, la nostra società ha bisogno di riempire il tempo e, guardi, mi riferisco non soltanto alla parte più giovane, qui ci sono anche persone adulte, c'è la fascia dei trentenni come dei quarantenni che gioca, scherza con questi soggetti deboli. Ripeto, non colpisce soltanto i più giovani, anche gli adulti, i quarantenni sono degli adulti. Ritanna, ma quante solitudini ci sono intorno a questa storia di Andria? Sì, di solitudini ce ne sono tante, c'è la solitudine di chi è stato imbavagliato e messo così alla berlina in quel modo, e c'è la solitudine di chi l'ha fatto, sicuramente. Però ci sono anche le responsabilità. E siccome ci siamo anche in uno studio televisivo, le responsabilità dei media sono considerevoli. Io credo che Don Geremia, non so se lo interpreto male, però voglio dire una cosa che di cui anch'io sono convinta. E, insomma, quando noi, questi social network producono una strana cosa, secondo me, cioè una mancanza di distinzione tra la realtà e l'apparenza. È vero, Don Geremia, cioè a un certo punto è così, è una cosa molto strana questa. La violenza attraverso questi
diciamo, questi mezzi non viene quasi recepita. Allora, se io do uno schiaffo ad una persona, beh, è un gesto fisico molto preciso, no? E se io devo insultare una persona, anche questo è un gesto fisico molto preciso, io lo vedo, lui mi vede. Attraverso i social network tutto questo sfuma. E quindi la violenza non si coglie quasi più. È una sorta di astrazione. E diventa una cosa, diciamo così, normale. Non c'è niente di peggio della normalità della violenza. Questi che hanno postato questa cosa hanno fatto una cosa che secondo loro è del tutto normale. Si fa con la faccia di un bambino perché è bello, è tuo nipote, te lo metti lì, poi c'è un film che ti piace, lo metti lì, e poi c'è un poveraccio. È questa normalità che sconvolge. È questa normalità che dobbiamo, scusate se mi ripeto, combattere con degli anticorpi. Con tutti gli strumenti possibili, perché questa che veramente fa male. Insomma, la normalità del male è la cosa più brutta. Don Giovanni, questi strumenti, no? Quali sono quelli che usa lei? Ci ha detto quali ragazzi incontra, no? Ma quali parole usa più frequentemente con loro o non usa? Magari sono solo gesti. No, penso che, almeno dalla mia esperienza, dalla nostra esperienza, torno a ripetere, sono i gesti e gli atteggiamenti e le parole che usava il Signore quando avvicinava i poveri del suo tempo. E noi dobbiamo partire da questo presupposto. Il disagio giovanile è una vera e propria povertà, è una povertà che si sta ingrandendo e non ci sono situazioni, bisogna abitare questi ambienti e dal di dentro prendersi in carico queste realtà. Io ovviamente mi trovo d'accordo con quanto diceva Don Geremia, tante volte mi chiedo di fronte a realtà di giovani ma anche di adulti, per cui giovani, il mondo giovanile diventa soltanto un business, diventa soltanto occasione per fare soldi. Davanti a una ragazza di 15 anni che chiede, dice, io tre passate d'iPhone, scusate il francesismo, nei punti sensibili mi faccio 150 euro, no? Ed è una ragazza che non ha bisogno subito di quei 150 euro. Quali parole, quali realtà? Quello dello stare accanto, quello di ascoltare, quello di prendersi in carico le ferite di quel disagio che prima o poi verranno fuori. Perché questi ragazzi, che ovviamente devono essere perseguiti, gli adulti, tutto ciò che è successo, io voglio dire questo, quella fotografia di questo uomo incartocciato è una figura profetica, è un profeta, mi ricorda Ezechiele quando Dio gli ordina di imbacuccare, gli fa morire la moglie, gli chiude la bocca. Questa è la nostra realtà, però la speranza è quella di dire prendiamo in carico questa realtà, prendiamocela, occupiamoci di questa realtà a livello ovviamente ecclesiale, e direi usiamo queste due paroline magiche di welfare sociale, perché il volontariato soltanto, assolutamente. Andiamo dalla nostra Eugenia. Massimiliano, ci scrive Davide di 22 anni e dice abbiamo bisogno di riscoprire il significato del vivere, e poi ci telefona un nostro telespettatore dicendo la colpa della violenza tra ragazzi è di tutti i grandi, di chi dovrebbe essere un esempio, un maestro, una guida, e invece non lo è. Don Geremia, io prima di chiederle a che punto sono le indagini, no, vorrei sapere come sta Luchino, in che condizioni. Se... L'ho incontrato. No, lui sta bene, continua a fare la sua vita. L'ho incontrato per caso mentre ieri passeggiavo per le vie del centro, e lui passeggiava tranquillamente da solo, la gente lo salutava, è una persona, ripeto, tranquilla, che comunque ha alle spalle una famiglia che lo segue, per quanto lui si faccia seguire, perché lui molte volte dice di no, anche gli stessi servizi che l'hanno avuto in carico, però è una persona che ragiona, una persona che sa parlare, è stato un grande lavoratore. Ieri passeggiava tranquillamente per le vie del centro, se tu lo salutavi, gli dicevi ciao, lui rispondeva tranquillamente. C'è più calore intorno a lui adesso? Evidente. Allora, se mi permettete, io vorrei spezzare, cioè prima di tutto per ridare alla città un'immagine che non è soltanto quello che è venuto da quel gruppo che ha commesso questo obbrobrio. Comunque è una città davvero per bene, che molti si prendono cura, però se devo essere sincero fino in fondo, tutto questo clamore è quello che avviene poi in ogni città d'Italia, al di là del momento epocale o mediatico, queste persone comunque restano sole. Ieri passeggiava da solo di nuovo, è questo che è la mancanza del contatto con la realtà. Noi stiamo diventando una società virtuale, una comunità dissociata tra di noi.
noi siamo abituati a parlare soltanto con qualcosa come con un muro e basta, perché ieri passeggiava da solo e continuerà in questi giorni a passeggiare da solo. Io credo, questo è terribile. Io credo che uno strumento importante che abbiamo dimenticato, perché non dobbiamo anche dirlo, no? Che il cyberbullismo è un aumento nella nostra società, la violenza sul web è molto più forte di quella che avviene anche nelle strade, è quella che stimola. Noi abbiamo perso oggi il grande valore della educazione. E è proprio così, don Geremia, è proprio così, ha assolutamente ragione. Sì, non abbiamo più occhi lucidi, non abbiamo più un cuore presente. E se non ritorniamo a dire che la nostra vita è significativa per gli altri e per noi, per il bene, per il ricordo che lasceremo, e deve riaffiorire in ogni uomo la voglia di incidere positivamente nella società, ma con gesti semplici, autentici, veri, sobri, l'ordinario deve diventare straordinario. Le logiche mondane così si dovrebbero capovolgere e la positività umana dovrebbe vincere. Dove la carezza non deve passare questa idea, la carezza non è sfiorare uno smartphone, l'abbraccio non è un contatto su Facebook. Don Geremia, sottoscriviamo parola per parola qui a Siamo Noi. Grazie, grazie per essere davvero intervenuto alla nostra trasmissione. Voi, noi stiamo parlando di violenza insensata e inaudita e Don Geremia poco fa parlava di cose mondane. C'è di moda un gioco, possiamo chiamarlo così? Assolutamente no, che è scoppiato negli Stati Uniti ma che sta dilagando in diverse città italiane. I giovani lo chiamano knockout game, vuol dire il gioco del mandare al tappeto. Che cosa succede? Succede che dei giovani, e lo ripetiamo ancora una volta, di gioco assolutamente non possiamo parlare, ecco le immagini, basta dare un passeggiando, dare un pugno in faccia ad uno sconosciuto senza alcun motivo e lasciarlo così a terra. Appunto, guardate, immagini di una violenza inaudita, tutto qui senza alcuna ragione, passeggiando per le strade di una qualsiasi città. E sono impressionanti, eh? L'insensatezza raggiunge il punto massimo. Dicendo, mi pare, e cioè che la violenza è nella normalità, in questo caso nella normalità del gioco, cioè nessuno si pone il problema che sta facendo male a qualcun altro, si gioca e si manda sul web, dove peraltro questi video sono i più cliccati, cioè nella graduatoria, c'è una graduatoria della violenza, tanto più sono violenti, tanto più sono cliccati. E scusatemi, qui naturalmente vediamo queste cose che sono terribili, ma la violenza verbale è un'altra cosa terrificante che avviene, perché la violenza verbale produce non solo delle solitudini tremende, ma produce, ha delle conseguenze anche fisiche terrificanti. Noi non abbiamo parlato delle ragazze che si sono suicidate in seguito a violenze verbali che vengono messe sul web, perché anche lì scatta la fine dell'inibizione. La fine è violenza terribile anche quella. Don Giovanni, qui noi vorremmo capire col suo aiuto, no? Che li incontra tutti i giorni questi ragazzi, quando c'è qualcuno che effettivamente si è reso colpevole, se non di gesti così eclatanti, comunque di atti di cattiveria, diciamo, c'è una consapevolezza che di cattiveria si tratta? O qui stiamo dicendo incoscienza, insensatezza, insomma un senso di responsabilità? Ci si può inserire in qualcosa? Ma volendo ridurre all'osso e quindi sempre molto così, molto sinteticamente, oggi vanno di moda questi slogan: mi piace, quindi lo faccio, tanto so gestire tutto, non mi frega niente di nessuno. Queste tre articolazioni messe in qualsiasi ordine caratterizzano quello che vediamo, ecco. Io oggi gestisco tutto, non ho problema di niente, mi piace, quindi lo faccio. Se riesco a guadagnare pure qualche soldino, perché no? E tanto capita sempre agli altri. Scusi, però, dottor Camilleri, uno vedendo questa immagine si chiede, questi ragazzi ce l'avranno un padre, una madre che tornate a casa e gli dicono... Gli dà un paio di schiaffoni, per esempio. Schiaffo, oppure dice questa cosa. Ci avranno un insegnante che in qualche modo capisce che nella sua classe ci sono due o tre persone violente e parla con i genitori e parla con un assistente. Cioè, voglio dire, ci saranno, adesso al di là degli anticorpi di valore, ci sono questi. Cioè, sono ragazzi che vengono da famiglie normali, tranquille. A taglio trasversale, sono ragazzi della Roma bene e della Roma non bene, sono ragazzi dotati di una famiglia,
che hanno una famiglia e ragazzi che purtroppo non hanno più una famiglia. Sono ragazzi che hanno anche altissime professionalità al loro interno e sono ragazzi che non hanno, diceva mia nonna, né arte né parte. Per quanto riguarda quello che non lasciamo cadere nel vuoto la riflessione dell'Armeni, perché mi sembra significativo. I genitori, ma possibile che non ci sia nessuno che gli dica stai facendo una cosa imbecille? È come se noi fossimo. Ci siamo chiesti dove stavano i genitori, dove stanno i genitori di quelle ragazze che tempo fa abbiamo scoperto che si prostituivano più o meno. Dove stanno i professori? E ritorniamo a monte, dove sta questa realtà adulta? È la domanda che qualche volta faccio io. Ed è una domanda anche di sconcerto, anche se è anche giusto e corretto dire che da famiglie buone dove c'è anche un'educazione, questo ci sta dicendo. Ci sta lo stesso anche l'esplosione. Io vorrei capire anche questo, no? Se nel lavoro che lei fa con la sua associazione, li va a incontrare, parla con loro, lei cerca di aprire una sorta di alleanza, di coinvolgere, di buttare dentro le famiglie, quindi certo, avvicina loro per poi arrivare anche ai genitori? Sì, cerchiamo, cerchiamo di arrivare con un ragazzo che non ha la terza media. È ovvio che gli si dà come prima cosa come risposta alla dispersione scolastica. Vieni in associazione, sentiamo mamma, sentiamo papà, qualche mamma viene, qualche papà c'è, qualche volta sì, qualche volta no. Io mi faccio, rigiro la sua domanda, se mi posso permettere, faccia. Fronte di una realtà così, come diceva, di chi sono figli questi genitori? Di chi sono figli questi ragazzi? E se quando mancano dei genitori fossimo chiamati noi a essere famiglia, fabbrica di speranza, no? La butto lì, perché certe volte dove sono? Non ci sono. Certe volte i professori, io incontro professori che hanno alzato le mani. Perché io ho un'impressione, è grossa. Ho un'impressione, Don Giovanni, di Dan Armenio, questa impressione, che troppi adulti abbiano firmato deleghe in bianco a persone come lei, Don Giovanni. È così o non è così? Secondo me sì, secondo me io apprezzo molto il lavoro che fa Don Giovanni, però guardate che non se ne esce se non c'è una presa di consapevolezza da parte di tutti. Adulti. Cioè, con tutto il rispetto per questo lavoro, che indubbiamente, perché lei si occupa probabilmente dei casi più disperati, ma noi questi fenomeni ce li abbiamo in casa nostra tutti. Cioè, voglio dire, i bambini già da piccoli sono così. Cioè hanno questa inclinazione a non capire più la realtà virtuale dalla realtà vera. Già da quando basta vedere i giochi della Play, tanto per parlarci con chiarezza. Esatto, già vedere i giochi della Play. Quindi è già, come dire, è un intervento che io credo debba essere veramente generale e collettivo. Non può essere, adesso naturalmente il lavoro è da rispettare ed è da ammirare, però è veramente qualcosa di profondo. Io sento che c'è qualcosa di profondo, a cominciare dalle famiglie. Proprio dalle famiglie, dalla possibilità di dire questo è bene, questo è male, noi non lo diciamo più, questo si fa e questo non si fa, e non si fa perché c'è il rispetto degli altri, perché i più deboli vanno aiutati e non colpiti. Ma si parla delle cose minime, ma si parla ancora nelle famiglie, ho un dubbio. Nei nostri circuiti adulti si parla o ci si lancia le parole come pietre? Nei nostri circuiti adulti, che nelle varie articolazioni della realtà adulta, ci si parla o si delega? Ecco, questo è il discorso della testimonianza, no? È ovvio che... In questo discorso collettivo che ci diceva Ritanna, che parte può fare la Chiesa? Riprendo quello che diceva Papa Francesco, qui noi facciamo un po' fatica ancora. Dobbiamo rimodulare in chiave missionaria tutte le nostre strutture, risorse umane, risorse di spazio. Dobbiamo riabitare le periferie, prendere in carico, accogliere quello che è un po'. Dobbiamo uscire, stare lì, intessere il rapporto con gli adulti, quel rapporto che si può fare. È un lavoro nuovo, forse sempre vecchio, un po' come lo scriba che dal suo tesoro trae fuori cose nuove e cose antiche. Comunque la fabbrica di speranza allude ad una grandissima necessità di produttività immediata, diciamo, perché la fabbrica deve produrre speranza subito. Allora, Don Giovanni, diamola subito una parola di speranza. Diamola subito. Più che una parola di speranza, cioè non è che il fatto che siamo anche qui innanzitutto a riflettere, il fatto che ci sta tanta energia positiva, no? Tante risorse, che è chiaro.
non sono io a dover dire che c'è speranza, non sono certamente io a dover dire che stiamo work in progress con la speranza, e che bisogna forse rimboccarsi un pochino di più le mani per avere più speranza. E allora noi anche, Don Giovanni, Ritana Armeni, vogliamo terminare questa parte della nostra trasmissione con delle immagini che ci danno della speranza. Allora, abbiamo visto prima quel gioco assurdo, no? Dei cazzotti passeggiando. Questo invece è una nota, un'immagine, una clip che ci piace, no? Persone che si abbracciano tra di loro, e anche questo in questo senso, no? Ci dà quella speranza che invocavamo prima. Ma e ci dà ancora, danno pugni. Ecco, ci dà ancora più speranza il fatto che essere protagonisti di queste immagini sono ancora una volta i giovani, a testimonianza, Don Giovanni, che il lavoro può essere fatto e può produrre davvero dei frutti molto, molto positivi. Ma che belle queste immagini degli abbracci, no? Queste sono le immagini virali che ci piacciono, abbracci anche contagiosi. Qui a Siamo Noi. Davvero molto, molto belle. E allora. Noi ringraziamo i nostri ospiti, grazie a Don Giovanni, grazie a Ritana Armeni. Subito dopo la pubblicità torniamo con la parte dell'approfondimento, continuiamo a parlare di famiglie introducendo il sinodo. A tra pochissimo, qui a Siamo Noi.